dici Luciano Spalletti e pensi ad uno dei migliori allenatori italiani degli ultimi anni. Ex centrocampista di fatica, l'uomo di Certaldo ha mantenuto la stessa mentalità anche da allenatore. Il suo esordio in panchina risale al 93-94 con l'Empoli, con il quale c'entra due promozioni. Nel 98-99 viene ingaggiato dalla Sampdoria, che però lo esonera dopo 28 turni. A seguito di una breve esperienza con il Venezia arriva la prima parentesi ad Udine. Nel 2000-2001 la squadra parte a sprombattuto con De Canio, dopo 5 giornate prima con 13 punti, ma poi va in crisi. Nella seconda metà del marzo 2001, dopo la sconfitta interna con il Parma, viene esonerato il tecnico materano e gli subentra proprio Luciano Spalletti. La squadra non si riprende, ma fortunatamente alla penultima giornata vince a Bergamo per 1-0 con rete di Muzzi e rimane in Serie A. L'anno successivo Pozzo rinuncia al Toscano, il cui lavoro comunque era stato apprezzato, per mantenere fede ad una promessa fatta qualche mese prima a Roy Hodgson, ex allenatore dell'Inter. La seconda chance in terra friulana arriva comunque per Spalletti, che torna ad allenare l'Udinese nella stagione 2002-2003. Con lui al timone ed una società organizzata alle spalle capace di indovinare acquisti di livello, il team bianconero vola. Per 3 anni conquista l'Europa, 2 volte la UEFA, al termine della stagione 2004-2005 viene conquistato il pass anche per la manifestazione continentale più prestigiosa, la Champions League. A Spalletti va dato il merito di aver lanciato con successo i giovani Muntari e Felipe, di aver favorito l'esplosione di Pizarro, arrivato in Italia nel luglio del 99, e di Iaquinta, senza scordarci dell'espluadi di Michele. Con Spalletti l'Udinese pratica un calcio bello, concreto, spietato, organizzato ed anche spettacolare. La squadra è sempre votata all'offesa, sa essere pure equilibrata e ciò spiega perché subisce meno reti rispetto al passato. Subito dopo la conclusione dell'ultima gara di campionato, quella con il Milan, 1-1 che è valsa la partecipazione ai preliminari di Champions, Spalletti fa capire che non intende più rimanere. 9 giorni dopo il trionfo, il tecnico di Certaldo rassegna le dimissioni, inizialmente congelate. Poi trova una soluzione con la società per andarsene in maniera indolore. Lo chiama alla Roma per provare a vincere lo scudetto e ben figurare in Champions. Con i giallorossi c'entra una Coppa Italia. Il resto, fino ad oggi, è storia recente, con l'approdo allo Zenit di San Pietroburgo, con il quale conquista 2 campionati di Russia, una Coppa ed una Supercoppa russe. Ma lui, Lucianone da Certaldo, resta uno dei tecnici più amati di sempre dal popolo friulano. Young. 178 punti in 117 gare di Serie A, frutto di 48 vittorie e 34 pareggi, con 151 reti fatte e 134 subite. Sono queste le cifre di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Udinese, a cavallo di 3 campionati e 1/4 sotto l'arco dello stadio Friuli. Un bottino prestigioso a cui si somma il record di 3 qualificazioni consecutive in Europa. Ma andiamo con ordine nel ripercorrere le tappe che ne hanno fatto uno degli allenatori più apprezzati. Il tecnico di Certaldo subentra stagione in corso a Luigi De Canio, esonerato dopo una serie negativa di 4 sconfitte consecutive, di cui l'ultima decisiva contro il Parma. È il 1 aprile 2001, l'esordio in bianconero avviene a Reggio contro gli Amaranto di Colomba. Il risultato finale di 1-1 non è tanto beffardo per la rete subita a 120 secondi dal 90esimo, quanto per il marcatore, ovvero il portiere avversario Taibi, salito in attacco in occasione di un corner. Una settimana dopo il brutto scherzo in pieno stile pesce d'aprile, arriva il primo successo targato da Fiore e Muzzi sul Bari, bissato solo alla penultima nei 3 fondamentali punti conquistati a Bergamo contro l'Atalanta, grazie ad un altro centro dell'attaccante romano. Le 10 lunghezze ottenute sulle 38 totali permettono di raggiungere una salvezza tutt'altro che semplice, nonostante le 15 reti del Pampassosa e un inizio del girone di andata da protagonisti, con l'apice del primo posto arpionato tra la 4ª e la 5ª giornata, con talenti di primo livello in rosa come Fiore e Jorgensen e il filtro di Capitan Bertotto, Sottil e Gianni Chedda di fronte a Turci, oltre ad un giovanissimo Giampiero Pinzi. Dopo la stagione divisa a metà tra Hodgson e Ventura, Spalletti torna al timone della rosa friulana nel 2002-2003, dove ritrova alcuni elementi della precedente esperienza, ma anche nuove forze come Sensini, Kroldrup, Jankulowski, Muntari e la regia sapiente di Pizarro. La cavalcata bianconera si rivela fortunata.
In un finale acceso con la lotta testa a testa con il Chievo, è decisiva la scia di 4 vittorie consecutive contro Torino, Modena, Perugia e Lazio. I veronesi sconfitti all'ultima giornata dalla Juventus, già scudettata, sono costretti a vedere sfumare per un solo punto l'accesso alla Coppa UEFA, a favore proprio dei friulani, sesti con 56 lunghezze. Un exploit che si ripete nell'annata seguente, dove i rivali sono i genovesi sponda blu cerchiata della Sampdoria. Protagonista in zona gol è Dino Fava, autore di 12 sigilli, e l'Udinese sorprende in positivo, con gli squilli delle 2 vittorie sul terreno di San Siro contro Inter e Milan, con i rossoneri che si candideranno poi come campioni d'Italia. La trasferta decisiva sarà però proprio contro i Liguri, il 2 maggio a Luigi Ferraris. L'1-3 finale firmato da Jan Kuloski, Pizzarro e Iaquinta e dalle splendide parate di De Sanctis è lo snodo decisivo della campagna, chiusa a quota 50 al 7° posto che vale nuovamente il pass per un giro al di fuori dei confini nazionali. Il gioco offensivo e propositivo di Spalletti trova un'ulteriore accelerazione a cavallo tra 2004 e 2005. Il passaggio a 20 squadre aumenta le partite e il tesoro bianconero che raggiunge soglia 62, con vittorie memorabili dentro e fuori dal Friuli. Una stagione da ricordare, la prima per giocatori che diventeranno cardini come Antonio Di Natale e la giovane promessa tra i pali di Samir Handanovic, oltre al bomber annuale di Michele, leader di squadra con 15 centri. La sfida è sempre con la Samp, ma cambia l'obiettivo e la posta in palio, perché in gioco questa volta la partecipazione alla successiva Champions League. Lo scontro diretto è ancora una volta cruciale. L'1-1 del 15 maggio mantiene invariate le chance e la zampata decisiva arriva con lo stesso punteggio e sempre al Friuli contro il Milan negli ultimi 90 minuti del campionato. La festa europea è ancora più grande, il club raggiunge un traguardo incredibile con enormi meriti del team e della sua guida. E poco male se Spalletti lascerà il club prima dell'avventura del doppio preliminare con lo Sporting Lisbona e la fase gironi con Barcellona, Werder Brema e Panathinaikos. Se l'Udinese è riuscita a entrare tra le grandi del calcio continentale per la prima volta nella sua storia ultracentenaria, il merito è anche suo.